Degustazioni, artigianato locale, animazione per bambini, musica, spettacoli e tanto altro è pronta a soddisfare i gusti di tutti. L'attesa manifestazione di Venus, il trionfo del Nerello Mascalese che ieri ha aperto i battenti nella centralissima piazza Duomo a Mascali. 4 giorni intensi, ricchi di appuntamenti che vedranno protagonista indiscusso il Nerello Mascalese, eccellenza locale. È un progetto che parte dal punto base che è il Nerello Mascalese. Naturalmente ad un buon vino vanno aggiunte altri ingredienti, quindi si va dai prodotti tipici alle nostre specialità locali e non, quindi il gusto e il sapore della contea che si vanno ad aggiungere anche ai prodotti tipici siciliani tipo il pistacchio e tante altre cose che si sposano. Questa è una 4 giorni che ci sta dando tanto lavoro, tanto impegno. Speriamo che sia veramente l'inizio di una lunga serie di manifestazioni. Naturalmente io ringrazio l'amministrazione ad aver accettato in pieno questa mia idea, l'idea mia e di Fabio Bonifacio. E invito le persone a venire perché oltre a gustare del buon vino, a fare delle ottime degustazioni, a pranzare o a cenare, perché saremo aperti anche sabato, domenica e lunedì, un omaggio tutta l'intera giornata, e venire a gustare anche i buoni momenti di spettacolo, di risate e di buona musica che non mancheranno. Un evento che si inserisce pienamente in un percorso di promozione del territorio. Una delle manifestazioni che rappresenta il nostro territorio. Tra l'altro sul Nerello Mascalese si incentra tutta la manifestazione, pertanto rappresenta quella che è una delle peculiarità di questo territorio ed è una parte del programma politico di questa amministrazione che evidenziava il voler sfruttare tutte le capacità di un territorio. Tra gli appuntamenti promossi dalla Proloco, il percorso storico alla scoperta del Nerello Mascalese, in programma oggi pomeriggio dalle 17:30, e l'escursione tra Fede e Lava previsto per domani mattina dalle 9:30. Fa parte di un progetto organico che già è partito mesi fa, come ben conoscete. Anche stamattina a Catania in un incontro si perorava il Nerello Mascalese, segno della contea di Mascali. Questa manifestazione è un anello importante di crescita, non di arrivo ma neanche di partenza, ma di crescita graduale in cui il Nerello deve fare da cornice allo sviluppo di tutto il territorio, che per noi va inteso dal mare di Fondaghello, dal pescato fino alla collina di Sant'Antonino, di Nunziata con il suo tesoro ottocentesco, la sua pedata Sant'Agata. Oltre alle degustazioni, in programma tutti i giorni diversi gli eventi che allieteranno le serate. Oggi previste le selezioni di ragazza, moda e spettacolo, domani sera lo show di Carlo Caneba e infine lunedì sera Carmelo Morgia si esibirà con i più grandi successi degli storici Beans.